Proprio su questo tema dell'immersione, del nuovo, dell'innovazione, della creatività, credo che sia importante sottolineare che quest'anno c'è una convergenza nel luogo dove viene sviluppato il Pre-Italia, dove viene presentato, rappresentato il Pre-Italia, che è Torino, che oltretutto è la mia città. E quindi sono anche molto orgoglioso che da un po' di anni sia sede permanente del Pre-Italia a Torino. Dicevo, quest'anno c'è la convergenza tra il Pre-Italia, Torino Spiritualità e il Social Media Week, che sono tre cose un po' distanti tra di loro, che però convergono nello stesso periodo, nello stesso luogo e possono dare un mix nuovo. In questo senso, credo che ci siano anche delle convergenze operative in questo senso, vero Sì, o no? ci sono, ma non solo convergenze operative, ci sono proprio convergenze in assoluto, perché la radio e la televisione, il 3D, il 4K, insomma tutte le invenzioni di cui stiamo parlando, sono innanzitutto delle invenzioni tecnico-scientifiche. Per esempio la radio e la televisione sono nate a Torino perché a Torino, dove è nata la stessa EIA e poi RAI, perché Torino era la capitale d'Italia, c'era questo contesto culturale È molto nato anche il scientifico cinema a molto Torino. importante, appunto, che ha fatto nascere anche il cinema, il telefono, insomma tutto è nato a Torino, proprio perché c'era il Politecnico, c'era questa forte impronta culturale da capitale. Ecco, quindi la radio e poi la televisione sono nate a Torino perché a Torino c'è il centro di ricerca della RAI, che ha più di 80 anni. È diretto dall'ingegner Morello, con cui io lavoro sempre insieme, perché il Pre-Italia è proprio un incontro tra emittenti che fanno i programmi e che analizza sia i contenuti che le tecnologie. Fra l'altro, sia i contenuti e le tecnologie ovviamente si intersecano. Si modificano a vicenda, vediamo tutto quello che sta succedendo, è la dimostrazione proprio di come la tecnologia influisce anche sui contenuti. Comunque è vero, le tecnologie e il mercato sono trasversali e mondiali, e però i palinsesti di cui parlavamo prima sono ancora molto differenti. Tra Roma, New Delhi e altri paesi, cioè a seconda dei paesi, i palinsesti sono molto differenti, però sempre più con la tecnologia digitale e con internet, noi vediamo che nuove generazioni, i giovani, usano i video, usano gli smartphone, usano i tablet ormai nello stesso modo e quindi comunque c'è una forte convergenza e c'è la possibilità di passare dal vecchio al nuovo saltando certe fasi. Per esempio il telefono, noi siamo un paese dove il telefono, appunto, nato anche quello a Torino, si è diffuso moltissimo, anche perché noi italiani siamo i più grandi parlatori e comunicatori, quindi praticamente ogni famiglia aveva il telefono fisso, molto più che negli altri paesi, anche d'Europa, ecco, anche paesi sviluppati e ricchi. Noi italiani eravamo in testa proprio nell'installazione dei telefoni fissi. Nei paesi, per esempio, più arretrati, ad esempio anche paesi dell'Africa, dove, essendo arretrati, non hanno avuto il telefono fisso, non hanno fatto in tempo ad avere un'economia che reggesse lo sviluppo del telefono, sono passati direttamente ai telefoni Cellulare. cellulari. Ecco, lo stesso sta avvenendo anche per le televisioni, cioè delle piccole televisioni hanno avuto più facilità che non le grandi televisioni a passare dal sistema terrestre analogico al sistema terrestre digitale. Quindi noi assistiamo veramente a questo passaggio e anche a questa dinamica diversa che le nuove tecnologie consentono. Questa è una cosa molto importante, tant'è vero che noi a Pitalia ospiteremo anche un
un gruppo di piccole, di televisioni di piccoli stati, da San Marino a Monte Carlo, che si Città riuniscono, del Vaticano, che è qui Città del vicino. Vaticano, che si riuniscono appunto anche sotto l'egida della Warri View, per discutere appunto dei loro, della loro attività, e possono insomma per la prima volta nella storia competere anche con altri grandi emittenti, perché il digitale ha dato loro innanzitutto una visibilità Sì. oltre i loro piccoli confini e anche delle grosse possibilità.